E un saluto da Darko e... Eclo! Eccoci su... Roller Coaster Tycoon World. Ok, su grande richiesta di Gabrix abbiamo ripreso in mano questo parco che avevamo fatto giusto una puntata tanto tempo fa. Sì, adesso, nel periodo estivo, perché d'estate si sa, si ha voglia dei parchi di divertimento. Quindi adesso abbiamo ripreso in mano, quindi andiamo a ricapirci un po' su come funzionava. Più che altro avevamo scelto di fare il parco con tre tematiche. Sì. Mi ricordo, la tematica spaziale, la tematica dei pirati e poi una terza tematica che adesso andremo a vedere. Sì, se mi ricordo bene come funziona, sì. Quindi facciamo partire il nostro parco con gente sempre che è strana, che questa energia sarà stanca. Allora, come vedete si era rotta la giostra, quella dei pirati, che è una delle attrazioni più... Per adesso una di quelle un po' più messe carine. Sì. E adesso c'è qua il tizio che va... a riparare la trazione pirati per ancora rotta. Sta andando a riparare con calma e adesso va a ripararla il tizio e vedremo un po' se che smanetta sulla guarda, se risolve il problema. Meno male che non c'è morto nessuno, anche se non so se possa morire qualcuno. Io penso di sì. Beh, intanto che lui ripara noi andiamo direi... a riprenderci in mano. Quindi cosa dovremmo fare in questo momento, perché l'ultima volta, se non erro, avevamo finito di abbellire un po' questa trazione pirati, che poi è andata a rompersi in malo modo. Va bene. Ora vuoi fare la zona? Facciamo, vediamo, perché comunque dobbiamo vedere anche un po' il budget che abbiamo. Dove sono? $3,000? Sì. Sono un po' pochi per fare qualche attività. Ah sì? Beh, iniziamo a dire dove vorreste fare, dove vuoi fare l'altra attrazione. Nell'area di là, perché poi dovrà tornare indietro. Sì, io voglio che quindi, sia. Adesso vediamo un po'. Attrazioni abbiamo, attrazioni per bambini, attrazioni famiglia e attrazioni adrenalina. Va bene, cosa possiamo fare? Vediamo. Tra famiglia, bambini e adrenalina. Ma no, facciamo qualcosa di adrenalina, che sono più adrenalina fighe. Abbiamo questo super fly, quello che fa volare, che ti lega una corda e oh mio Dio, che figata! Poi abbiamo il tappeto volante. Ma no, è uguale a quello della nave. È uguale a questo. Quindi abbiamo il pendulum. Pendulum, se no? Abbiamo un altro simile sì, nella vecchia fattoria. Poi abbiamo anello di fuoco. L'anello di fuoco. Oppure il tifone. Allora, questo ci sta. Bello, però. Questo ci sta molto bene nella zona dei pirati. Sì. Quindi questo ce lo teniamo da parte per la zona dei pirati. E quello dopo? Quello dopo è gira ruota. Penso che sia una roba che gira. E poi abbiamo flusso gravitazionale. Questo sembra bello. Questo sta bene nelle cose spaziali. Sì, gli altri dobbiamo ancora sbloccarli. E anche perché altro costano anche troppo. Quindi, ok, guarda un attimo nei bar che altra tipologia c'è. Nei bar? Nelle zone relax, le zone del bar, che tipologie ci sono? Perché ci sono varie tipologie, tipo da quello spaziale che abbiamo già messo di là. Abbiamo quello di avventura, che mi sembra che è la sezione avventura, che abbiamo già messo qui, questo qui. Sì. Poi quello spaziale, questo è quello normale. Avventura spaziale, che non abbiamo una sezione spaziale ancora. Eh no, è quello di là in teoria. L'area di lì è quella spaziale. Questa è quella spaziale, sì. Però forse sì, l'abbiamo già messo. Dove qua metteremo tutte le cose spaziali? No, qui abbiamo messo il coso, oh mio Dio. Quello normale, all'inizio quelli normali. Ok. Poi quello spaziale lo mettiamo di lì. Quindi vuoi già mettere quello spaziale? Va bene, mettiamolo già. Oddio, adesso allora mettiamolo qua a fianco. No, va bene. Qua che è meglio. Dove vuoi? B. Prendila uguale. Ha ripreso a funzionare comunque, come vedete. Guardalo come va veloce là. Qual era la strada che abbiamo di base? Oh. Non è tanto uguale, ma vabbè. Eh no, che schifo. Non trovavo quello uguale. Vabbè, non importa, c'è questo qua che viene trascinato. No, fluttua lui, non cammina, lui fluttua. Vabbè. Va bene così. No, non va bene così. Allora aspetta, fermi. Devo tornare qui, fare aperto, sempre meglio. A meno che non metti una strada spaziale. Una strada spaziale, ma no, perché qui in mezzo le strade fighe spaziali vanno quando le strutture che poi avranno bisogno di un percorso. Questa non ha bisogno di un percorso. Guarda quanta gente su questa struttura.
Che piace, è bruttissima. Beh, due strutture che abbiamo per adesso. Sì, due, però infatti questa c'è, ah, beh, anche questa ha ripreso avere. Guardate un che bel percorso che avevamo fatto, in mezzo alle rocce, palme, chi ne ha più ne metta. Perfetto, perfetto. C'è anche, infatti guardate quanta gente che aspetta, proprio come quando si va a Gardaland. Quindi possiamo guardiamo fare gli altri bar che genere possiamo fare? Giusto, giusto. Spaziale, avventura e poi? Allora, questo è sempre quello normale. Normale, fuori alzato, però non capisco bene. Eccolo qua, questo è diverso. Rialzato, deve essere questo qui, è quello beveratoio, quello della versione western. E gli ultimi cosa sono? Gli ultimi sono sushi e le varie versioni, sushi normale. Ok, avventura. Comunque la terza zona sarà western giusto? Sì. Mettiamola. Ci saranno poi delle giostre western. Sicuramente sì. Ok, quindi di là faremo. Di lì qui poi. Facciamo, perché comunque guarda. No, che per adesso no. Dopo faremo le cose western. Perché il parco mi sembra che si poteva comunque aumentare. Certo. Posso aumentare. Noi abbiamo il primo quadratino. E poi possiamo aumentarlo in base ai prezzi. Ma dobbiamo arrivare a tipo 8K. Sì, beh, infatti. Comunque. Va bene, quindi qua a destra mettiamo quella western. Prima sì, metteremo quella western. Bene. Però prima andiamo a scegliere una giostra. Una giostra che ci ispira. Una giostra western non ce l'abbiamo. Infatti, quindi per adesso non costruiamo niente di western. Noi lo sappiamo per dopo. Sì, perché sto guardando anche le attrazioni normali. Il circo è molto carino. Sì, però non è. Questa sarebbe western, ma non l'abbiamo sbloccata. Ok, poi la sbloccheremo. Esatto. Allora, per adesso prendiamo magari una giostra di quelle spaziali, no? Spaziali. Così facciamo un po' il tema spaziale. Quindi aumentiamo un po' la roba dello spazio. Facciamo poi un percorso che va qua dietro. Ma qua dietro cosa c'è? Vabbè, ma cosa facciamo? Una tipo montagna russa oppure? Vediamo cosa c'è. Perché noi possiamo comunque mettere anche tipo le montagne russe già fatte. Però non so quanto occupino. Però no, non abbiamo abbastanza. Comunque non avremo abbastanza. Corsa soldi. Cosmica. E non mi ricordo. E servono tanti soldi per la sì, corsa. Sì, non avremo cosmica. Abbastanza soldi. E poi comunque non mi ricordo come si fa a girare la struttura. E ci serve più spazio. No, per adesso iniziamo da giostre mediamente piccole. Sì, iniziamo da quelle base che abbiamo. Infatti. Però spaziali abbiamo visto che poteva essere. Questa a me piaceva tanto. Ma questa deve andare nell'altra zona. Abbiamo queste qui. Oppure potrebbe andare bene questa. Però non è tanto spaziale. Questa sì. Questa sì. Pendulum. Allora, questa è abbastanza spaziale. Che ne dite? Bene, dovrebbe essere dritta. Quindi la metterei qua. Che dici? Come vuoi tu. Tanto poi il parco si espanderà quando avremo i soldi. Infatti. Quindi piazziamo qua la nostra struttura. Il nostro pendulum. Qui verranno code di attesa lunghe. E questo sembra anche una bella giostra, io la farei. Sì, anch'io. Bello, mi piacciono queste tipologie qua di giostre. Fateci sapere nei commenti qua sotto quale delle tre giostre fareste per adesso. Penso che vinca il tappeto lì la nave dei pirati. Siete però, più. E soprattutto fateci sapere se volete che incentriamo il parco più su delle attrazioni spericolate o più per delle attrazioni per la famiglia. Esatto. Io penso che mi direte spericolate. Mamma mia, che coda che ci vuole qua! Chilometri per arrivare, eh? Mamma mia, poi vai. Non è neanche venuta dritta. Beh, io direi di mettere qualche decorazione, o dici di no? Direi di sì, qualche decorazione. Beh, intanto sì. Falla già aprire. Sì, intanto che decoriamo, che ce frega. Vabbè, quanto facciamo? Un po' di più perché dobbiamo guadagnare soldi. Io aumenterei anche le altre, sinceramente. Siamo 5, 25. Fai 5. Anche nelle altre, perché vedi che coda che c'è. Allora, uno. Questa qua non ha tantissimo. Direi no, facciamo 2. 2,50. 2,50. Sì, perché questa forse questa, no. Questa è già guarda che coda che c'è, vai, carica di soldi, carica. Poi facciamo la fine di Jurassic Park. C'è una coda che tra poco rimangono fuori. Anche questa 5, dai. 5, sì, 5. Però potremmo fare anche come ci hanno consigliato nel parco di Jurassic Park di mettere l'entrata a un prezzo assurdo, ma si potrà mettere il prezzo. Prezzo in ingresso 5. Qual è un parco di divertimenti che costa 5 entrarci? Beh, non abbiamo ancora niente di tanto però. Allora io direi per adesso mettiamo l'ingresso a poco. Poi ci smanettiamo tanto sulle esatto. Giostre. Io direi di tipo il Luna Park. Così. Le piante spaziali. Questa è tutta l'area spaziale. Qua che già c'è gente che va. Adesso queste qua le piazzo un po' a cacchium. Così giusto per che poi mettiamo altro.
Sì, va bene. E poi comunque dobbiamo metterci anche roba in queste. Anche quelle là sotto di pianta. Oddio, no, si è rotto qualcosa, ho sentito un rumore strano o è finito? Si è rotta, oh mio Dio, le formiche si muovono. Oddio, guardali, guarda il pendulum com'è. Wow, bellissimo. Questo l'avrei fatto. Mamma, che nausea. Chi è che entra dal contrario? È un'uscita. Sono dobbiamo rimasti $1000. C'erano anche le altre di piante belle. Le altre piante. Quella a destra. Queste. Quelle sono strane. Sono piccole. Sono piccole, hai ragione. Un casino. E quelle a sinistra. Fammi vedere un po' cosa abbiamo, perché non abbiamo tanti soldi. Noi potevamo fare anche tutta roba a tema, ma non so bene come si sbloccano. Mi sa che dobbiamo andare. Ci saranno le missioni adesso che ci penso. Vabbè, costa poco, dai. Questa però, sì, è l'entrata. Ok, perfetto, ci può stare. No, l'ho messa al contrario. Pendulum, è perfetta, L'ho messa al contrario, aspetti. Però è proprio quella della giostra. Come fai a girarla giusta? Bella domanda. Cacchiarola. Dice pendulum perché comunque l'abbiamo attaccata qua, ma non so come si gira. Pendulum perché l'abbiamo attaccata al pendulum. Puoi attaccare quello che vuoi. Cambiali il nome. Com'è che si giravano le cose? Ecco, guarda che lo sta girando. Lo giro. Guarda quanta gente che sta arrivando. Tac. Pendulum. Tutti sul pendulum, che questo è rotto. No, questo qua no. Se n'è andato, boh, si è messo a posto. Quindi si può riaprire. Sì, però non capisco sempre la gente che va nella parte opposta. Ma vabbè. Guarda che coda si devono fare quelle lì. Aspetta un secondo, abbiamo degli obiettivi comunque se vogliamo sbloccare altre robe. Quindi, impara a costruire una montagna russa. Az, questa era una missione tosta. Vediamo che generi si possono fare le montagne russe. Dovremmo farla qua per forza. Di montagne russe se ne possono fare meglio manualmente. E si può fare stile western? Sì, puoi fare queste qua, tipo questa, però questa allora è perfetta manualmente, stile questa western. Costano tanto e non ci stanno nel nostro misero parco. No, ne facciamo una piccola. Dobbiamo farla una noi manualmente, quindi dobbiamo mettere questo che... Ma lì? Lo spazio è quello che abbiamo, Io voglio vedere ridere. Ascoltami, io tirerei prima di tutto la strada giù, in modo... No, qui non la metti la strada, perché sennò non ci arrivi a farle, a usarle. Vabbè, ma tu puoi mettere... Scusami un attimo. No, non ti scuso. Ma no, ascoltami, metti la strada di là. E poi la montagna russa la puoi far passare anche sopra la strada, che è molto figa come cosa. Sì, però aspetta, volevo vedere prima dove fare l'entrata della montagna russa. Che va di là. Vai, bravo, così vediamo bene. Vado dritto qui. Scendo? Così tanto? Va bene. Va bene, sì, era perfetto, Darko. Vai, schiaccia. Oh. Però non viene dritto qua. Oh, ma certo che è dritto, è perfetto. È perfetto. Va bene. Bravo Darko. Ok, buon. Sì, però la devi fare piccola, perché come facciamo a farla troppo grande? Posso andare troppo in giù perché c'è questo. C'è sta roba in mezzo ai maroni. Ok, qui abbiamo messo a posto. Ora dovrebbe passarci, spero. Oh no! Che cazzo è successo? Allora, spostala un po' più in giù che almeno ci niente, sta. No, fatto. Ma perché me la seleziona? Ah, perché sono sul... Però amo, scusami un attimo, ma là va giù, Ma dove? Lì. È normale. Non qui devo è base, andare poi giù. Sale ancora e poi scende. No, a me sembra che vada giù lì, Qui va giù. Ma vedi che è piatto. È piatto? È piatto. Ah, sembrava che andava giù. Ma non può andare in giù. Thank you.
vedo un po' dura. Quindi adesso sarà... E ci sono anche passati i soldi, ne abbiamo 4.000 adesso. Li abbiamo aumentati. Aspetta, forse no, costo totale 7.781 della struttura che dobbiamo ancora pagare. E più non è finito perché dobbiamo mettere i bin... possiamo scegliere i binari? No, non mi faceva scegliere. Come? Ma scusa, ma allora facciamo prima comprare quella già fatta, davvero? Scegliere il trenino, vagone Western treno. Ah, ovvio. Noi facciamo il test. Testa! Dov'è? Perfetto! Beh, si vede un po' l'interno del... Ok, sta andando. Va che bello scenario. Vediamo un po' il nostro trenino se... Allora, la prima fase sembra che stia andando bene, tranquilla. Ma che bello, si vede l'entrata del parco. Non mi ricordo come si fa a muovere dentro il trenino. Pronti per la curva? Qua si vede lo spettacolo. Oh, qua si vede tutto. Oh, che bello. Vedi pronti, tutto il parco. Pronti per la curva? Ce la farà il nostro si va treno? Giù, si va giù, si va giù. No, non si va? Sì, si va. Pronti? Pronti? Sulle mani! Calma. Adesso si parte, adesso si ribalta. Bello! Adesso ci muore il treno, ci muore il treno. Così è bello. Bello, ragazzi! Che carino! Allora, a questo punto dobbiamo metterci qualcosa che salga. Bocciato! Pe, 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 pe. Oh, sulle mani! Qui abbassate, se no ci perdete. Oh mio Dio, nausea. Bello, bello. Bello. Qua c'è il tac, 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 tac. Che tira su? Sì, 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 qua tira su. E poi siamo al punto cruciale. Ma che ce ne voleva? No, forse no. Punto cruciale? Vai con l'altra. Questa è più. No! No! Ho detto che ce ne andava un altro. Però è a metà. È rimasto a metà. E non riesce ad andare giù. Ci vuole una spinta, vai, ragazzi, spingete! Perché è lì che viene spinto su da quel robo. Bloccati qui sopra per sempre. Sulle mani! Sulle mani, perché chi qua sopra morirà adesso! Uela! Tu non c'hai freni? Non ci sono i freni? Ci schianteremo! È finita! Dai, non ci schiantiamo, prova avanti, non tranza. No! No, non mi dici che me l'ha passata anche se non aveva i freni? Se non gli ho imposto i freni... Promosso! Complimenti! Wow, questa è la parte più bella spericolata. Comunque siamo arrivati ai soldi, direi di aprire le montagne russe. Siamo arrivati, sì. Oh, inauguriamole. Questo è tanto, Questo è 10. No, beh, 6. 8. Per adesso 8, vediamo un po' come se la va. Vediamo un po'. Guarda, c'è uno che cerca di salire, ma non ce l'ha fatta, non so perché. Cos'è quel coso che c'è in mezzo? No, c'è. Quel non cerchio. Ce la fanno. Il livello del tuo parco ha raggiunto i 10.000. Oh, abbiamo raggiunto i 10.000. Non ce la fanno a salire? No, allora devo sistemare qualcosa. Ragazzi, prima avevamo fatto una montagna russa bellissima, però purtroppo ci aveva dato promosso, come avete visto, però poi le persone non potevano entrare, non abbiamo capito perché. Quindi alla fine abbiamo fatto questa qua, più piccola, poi quando amplieremo il parco metteremo una montagna russa più bella. Un po' più bella, sicuramente. Più bella. Sì, sì, sì. Oh, attenzione, attenzione. Oh. No, niente. Nessuno vuole fare la montagna russa. Guarda, tu quello lì vai andando. Impavido, tanto ti bloccherai, me lo sento. No, è andato! Ok, abbiamo una struttura. Abbiamo una montagna russa. Cos'è sta parte? Oddio, la voglio provare. Ma infatti... Ma lo proviamo in un altro video. Certo, in un prossimo video procederemo un po' a... pensare un po'... come dire, a pulire il parco. Sì, perché sta diventando una roba davvero oscena. A creare poi delle estetiche. Rimettiamo la piazzola là e sistemiamo un po'. A vedere po', i vecchietti che cambiano idea di dove vogliono andare saltellando. Tanto quella è l'uscita, loro continuano a impertare che entrare per allenare. Esatto, ma penso che manchino abbastanza bidoni. Forse per questo che sporco. Chi lo sa, ma lo scopriamo in un prossimo video. Certo. Quindi, se questo video vi è piaciuto, potete iscrivervi, lasciarci un bel like e un commento qua sotto. Potete trovarci anche sulla pagina Facebook, Instagram e Google+, che trovate sempre link in descrizione. E che dire, da Dark è tutto, ad un prossimo video!